Devo ringraziare tutti i consiglieri di tutte le forze politiche per aver approvato all'unanimità questa risoluzione. È una risoluzione che avevamo già presentato a dicembre, poi fermatasi per il Covid, a cui hanno partecipato attivamente anche le associazioni che si occupano dei DSA, in particolare l'AID, l'AIRIPA e anche l'Università d'Annunzio, che fin da prima avevano collaborato anche con la Regione per la stesura delle linee guida. Che cosa è successo? Che dopo una sentenza del TAR Abruzzo, nel riscrivere queste linee guida, sono saltati alcuni passaggi, in particolare i professionisti che dovrebbero individuare gli alunni con i disturbi specifici dell'apprendimento, prima dovevano effettuare dei corsi di 600 ore, poi è stato tolto, diciamo, il termine orario ed è stato lasciato soltanto il termine biennale di frequentazione di questi corsi. Solo che in Abruzzo non ci sono né strutture accreditate né il Servizio Sanitario Nazionale fa corsi di 2 anni. E quindi in realtà tutto l'intento di incentivare il più possibile le professionalità per abbreviare il termine di tempo per il riconoscimento dei disturbi specifici dell'apprendimento, che è la cosa più importante per i ragazzi che ne soffrono, perché permette appunto di avere programmi specifici per loro nel più breve tempo possibile ed anche di non perdere l'anno scolastico e quindi di evitare anche l'abbandono scolastico, in realtà non veniva raggiunto. Ecco perché queste associazioni ci hanno chiesto di presentare questa risoluzione che oggi è stata approvata, che impegna la Regione Abruzzo a riscrivere queste linee guida con la loro partecipazione, sanare questo vulnus e soprattutto azionare il famoso tavolo del monitoraggio di cui è l'articolo 4 della legge 25, che è il tavolo che serve per verificare se le linee guida funzionano o meno. Tutto questo a vantaggio naturalmente degli studenti che soffrono di dislessia, di disturbi specifici dell'apprendimento e che sono 254.000 secondo una statistica del Ministero dell'Istruzione nell'anno 2018.